benvenuti ragazzi in questa nuova settimana su The Show. I più attenti noteranno la mia barba viola e quella di Ale che è... Ma sei Alessio? No, perché mi sembra un monnezza. Che è bionda. Però oltre a esserci tinti la barba questa settimana, come promesso mesi fa, ci siamo anche tinti i capelli, abbiamo cambiato pettinatura. Come vedete, la definirei questa la mia, una pettinatura la Gohan. Nobody, nobody! Abbiamo cambiato pettinatura e colore della barba per voi ragazzi, abbiamo fatto un taglio uguale, siamo davvero davvero sexy. Diciamo che sembriamo un po' una band, ormai cioè, vogliamo essere un po' più teen ragazzi, un po' più giovanili per attirare ancora più minorenni. A breve uscirà il nostro disco ragazzi, il primo singolo estratto sarà Domenica, che parla della messa la domenica, a cui noi non manchiamo mai. Ma ora passiamo agli appuntamenti della settimana. Ora tu hai svelato in realtà l'unica cosa vera che abbiamo fatto, ovvero questo ciuffo alla Malgioglio. Il mio non si vede, ah no, eccolo. Il mio è un pochino più sparato, però vabbè. Eccolo, vedete. Comunque ragazzi, annunciamo un bel video. Finalmente esce uno dei nostri video preferiti, ovvero... Mi metto elegante per questo annuncio, okay. Scusami. Ma è anche un po' l'abbigliamento che i nostri personaggi hanno, perché io se ce l'ho la varia lavanderia, però diciamo che... Loro tendono un pochino a parlare con questo tono di voce. Dove li abbiamo mandati? Al sud? No, li abbiamo mandati a Ropero. Peggio del sud. Ovvero all'Expo, dove tutte le razze vanno per esporre i loro prodotti, il loro cibo, le loro usanze. Per dire, il milanese all'Expo. Per chi non lo sapesse, torno con le voci normali, il milanese è un personaggio, appunto... particolare, perché vorrei fare una piccola premessa. Caratteristica. Esatto, noi impersoniamo un personaggio davvero brutto, perché è un personaggio razzista, sessista, ignorante, evade le tasse. Evade le tasse. Cioè, tutto quello da non fare, esatto, ragazzi. Tutto cioè, quello da non fare. E noi sappiamo, anzi, questo è un personaggio negativo. Noi in questo personaggio vi facciamo vedere quello che voi non dovete mai fare, ragazzi. Esatto, esatto. Maria. No. Sciura Maria. Sciura Maria. Perché poi con i soldi quello là potrebbe trovare anche la gnocca, come mi insegna il signore, giusto? Che lei ha trovato moglie e quindi si fa questa cosa qua. Qua per un po' di rispetto. No, ma gnocca nel senso bella, figa, a Milano diciamo figa. Avete partita IVA voi? Chi ha partita IVA qua alzi la mano? Quante partite IVA? Una, due. Quindi signori e signori, sciuri e sciure, tornate il mercoledì alle 14 per vedere questi due milanesi, ovvero Emiliano Brambilla e Gianni Fumagalli, alle prese con l'Expo, Esposizione Universale. E poi giovedì alle 14 la reazione alla rivelazione. Ma ragazzi, finalmente invece martedì alle 14, quindi domani alle 14, sul secondo canale esce il video in cui dopo mesi dal raggiungimento dei 100.000 like sul video collaborazione di Sofia, Sofia Viscardi ci tinge le barbe di viola. Male, perché la mia non è uscita viola. Però dovete vedere come è successo e come sono nati questi capelli mezzi biondi. Raga, ora dobbiamo aspettare solo 20 minuti in queste condizioni. Sarà un po' come vedere una puntata su D-Max, su Real Time, che sembra di essere da... una giornata da parrucchieri. Non sapevo di essere un parrucchiere. Infatti. Non sapevo di avere la barba viola, infatti poi dopo è venuta così. Quindi ragazzi, sul secondo canale, ve lo diciamo subito perché ci avete sfracanato i testicoli, barbe viola, martedì alle 14. Non mancate, ragazzi. Anche perché poi abbiamo fatto una piccola scommessa con Sofia. Perché stavolta abbiamo subito noi, diciamo, la penitenza. Ma questa volta si raggiungerà tot like. Quindi pronti a lasciare like su quel video. Venerdì invece torna un video che è stato particolarmente apprezzato in questi ultimi tempi, ovvero situazioni imbarazzanti dal concessionario. Faremo uscire il secondo episodio per l'appunto, dove tra l'altro io farò un trans. Ve lo dico, magari mettiamo un'anteprima. Sì, sì, mettiamo un'anteprima. Vabbè, solo della mia camminata. Sì. Quindi venerdì alle 14 Alessio trans sarà qui. E poi sabato le reazioni alla rivelazione. Il giorno dopo escono sempre le reazioni, ragazzi. Ma non dimentichiamoci che anche il secondo canale prosegue nella sua vita di canale di YouTube. Quindi giovedì uscirà il backstage dei milanesi all'Expo. Ci vedrete all'Expo insieme al buon Para, che ormai è quasi immancabile in tutti i nostri backstage. Quindi giovedì alle 14 questo backstage. Mentre domenica alle 14 sul secondo canale... ce l'ho, uscirà The Show Ti Scrivo, ovvero la decima puntata dove noi apriamo i vostri... pacchi che voi ci mandate, che noi... il mio cane che è impazzito, non so cosa sta facendo. Lo faccio vedere, per chi non l'avesse visto, un po' dai like per MILF, ragazzi, guardate MILF. Like for MILF, like for Zane. Like for MILF, ok. Allora. Vedete questo cane piccolo insulso? Se volete rivederlo lunedì prossimo, dovete fare una cosa, andare qua in descrizione, c'è un link, lo cliccate, vi porta
su una pagina e potete votarci, perché siamo in ballo per i Web Show Award nella categoria Top Prank e siamo secondi, e sta cosa ci fa girare i coglioni. Non accettiamo il fatto di essere secondi, okay. Non se volete rivederlo nel video, se volete rivederlo vivo a questo punto. Il problema appunto è questo, vivo, perché non ho fatto un cazzo da pazzo. Viva, Milfa viva, Milfa vivi per noi, basta votarci ragazzi, non vi chiediamo molto, votateci ai Web Show. Anzi, vi dirò di più, se voi ci voterete e metterete uno screen del vostro voto su Twitter, noi cosa faremo? Da! No! Milfa! Sembrava era le parrucche. Aspetta che sto dicendo una cosa straordinaria, alcuni di quelli che metteranno lo screen del loro voto su Twitter verranno seguiti da noi! E la loro vita cambierà. I negozi gli regaleranno i vestiti, cioè non cambierà nulla. Però boh, tutti dicono seguimi, quindi è una cosa bella, ragazzi. Nel frattempo voglio dirvi una cosa: per dei video futuri, delle cose che dovremmo fare, ci serve una cosa, ragazzi. Fateci questo favore: mettiamo qui sotto il link del nostro Instagram, The Show Is You. Andate a seguirci su Instagram, perché dobbiamo arrivare a 200.000 like, seguaci su Instagram. È una cosa proprio nostra, personale, perché ce li abbiamo tutti 200.000 seguaci, ragazzi. Sofia Viscardi ha 600.000 seguaci su Instagram e ogni volta che la vediamo ci fa sentire delle piccole merdine perché abbiamo meno seguaci di lei. Dateci una mano. Vabbè, lo siamo, ma io voglio avere, voglio pompare Instagram e Twitter, ragazzi. Veramente, su Instagram e Twitter noi li usiamo tutti i giorni, perché Facebook mi delude. Faccia schifo su. Ma torneremo anche su Facebook con dei video su Facebook, ragazzi. Qua ve lo diciamo. Basta, abbiamo detto tutto. È finito, sei un politico, sì, che esatto. Deve farci votare alle elezioni comunali. Con questa giacca mi sento pure... Vabbè ragazzi, speriamo tanto che il video del milanese Alessio vi piace, perché a noi piacerebbe tanto andarlo a fare in una città del sud. Cioè, siamo già stati a Napoli, abbiamo fatto un video, quello delle interviste, non so se l'avete visto. Ci piacerebbe tornare lì a per girarlo a Napoli. Quindi mi raccomando ragazzi. Lo vedremo nei like. Lo se vedremo ci nei la spinta like. Per andare a Napoli. Che tutti ci dite: oh, fate le scherze a Napoli. Vediamo se tenete un coraggio. Vediamo. Vabbè, vi salutiamo. Come vuoi salutare? Così. Ciao, raga. L'appendiabiti, sì. Tanto alcuni hanno già capito che l'abbiamo già fatto a Napoli. Dici? Sì. E che aspettiamo un sacco di like per metterlo online. Esatto. Per vedere quanto ci hanno menato.